Il Nuovo Mao, Gennaro San Giuliano, ultimo lavoro del direttore del TG2 Rai, un lavoro importante che affronta un argomento straordinario come la Cina, i nuovi mercati, ma soprattutto il presidente, che è una figura molto controversa. A breve sentiremo dal direttore San Giuliano da cosa è nata questa idea. Gianni San Giuliano, direttore TG2, direttore, un libro importantissimo perché è frutto di una ricerca veramente profonda, però parliamo di un personaggio abbastanza controverso. Da cosa nasce questo progetto? Ma io sono convinto che la Cina sarà l'universo con il quale il mondo intero dovrà misurarsi nei prossimi decenni. Secondo Xi Jinping, il secolo che stiamo vivendo deve essere il secolo cinese, quindi è bene che noi occidentali, che saremo chiamati a questo confronto ma anche scontro con una Cina aggressiva da un punto di vista economico, è bene che noi conosciamo i nostri interlocutori. Alla luce delle ultime affermazioni del presidente Trump, quale crede che, o pensa che potrebbe essere la reazione o la risposta della Cina? Io credo che Trump abbia avuto un merito che la storia gli riconoscerà, quello di aver inquadrato prima di altri i termini della contrapposizione, soprattutto in termini economici, sui mercati globali con la Cina. Non credo che Trump voglia i dazi sono un'idea lontana dalle sue idee, i dazi sono stati lo strumento per costringere la Cina a trattare più eque condizioni di interscambio commerciale. L'importante è quello di Gianni San Giuliano, direttore di TG2, che affronta un argomento altrettanto controverso come quello che è la figura del presidente della Cina. Sì, è un argomento di grande attualità, ma soprattutto quello di Gennaro San Giuliano è uno strumento proprio per rendere le classi dirigenti italiane meglio edotte su quello che è, insomma, lo stato dell'arte in un continente, in un paese così importante come la Cina, che è divenuto decisivo per gli equilibri mondiali negli ultimi 10 anni. La Cina è un continente, un paese poco conosciuto, abbiamo, come dire, una percezione lontana delle dinamiche che ne regolano le scelte e il potere. Poterlo approfondire attraverso, insomma, questa biografia dedicata a Xi Jinping, che è il presidente della Repubblica Cinese e il segretario del Partito Comunista Cinese, che ha scritto Gennaro San Giuliano, evidentemente offre un contributo al dibattito nel nostro paese. Amedeo La Boccetta, presidente di Polo Sud. Amedeo, buonasera. Un evento straordinario quello di questa sera, un libro altrettanto straordinario che tratta un argomento complesso ma anche controverso. Sì, San Giuliano ci sorprende ogni libro che scrive. D'altronde la politica in questo paese è in esilio da molto tempo e senza la cultura non si va da nessuna parte. Bisogna ringraziare gli uomini, i giornalisti, gli scrittori come appunto San Giuliano, che danno un grande contributo alla politica. Io credo molto nella civiltà del Gutenberg e quindi penso che i politici dovrebbero studiare un po' di più, approfondire, confrontarsi, analizzare e poi comprendere e poi lanciarsi in politica.